Aspetta, 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 adesso sentiremo tutto. Però c'è Riccardo da Roma, che non so se è Riccardo da Roma, the original one. Stai bloccando le rotative? No, non sto bloccando le rotative. Siccome. Parenzo, stai zitto un attimo, Riccardo, vai. Sei tu? Mamma mia, mamma mia, mamma mia. La demenza pura, il simbolo della decadenza dell'Occidente. Parenzo, cioè? Il simbolo della decadenza dell'Occidente. Ecco, ha aspettato mesi di intervenire. Una cosa, la solita dietera bollista, cruzierosa. Bisogna integrare di più. E inutile chiudere le frontiere. Accettiamo appena che quando parlava quello gli diceva che gli islamici, no, quello, ma cosa vuoi chiudere? Ha bloccato il traffico per il Ramadan, Parenzo, cosa c'entra? Cosa c'entra questo che ha bloccato il traffico? Ah, perché non si può bloccare il traffico? Ma che cazzo? Una cosa allucinante! Sai che Parenzo? Hai presente il film sugli zombie, Cruciani? Sì, hai visto sì. No, ho visto Dead Man Walking, okay, là, qualche, come si chiama? Vabbè, ok, qualche film sugli zombie l'hai visto. Walking hanno Dead, tutti sì. Lo stesso, hanno per tutti lo stesso cliché. Capolavoro assoluto è Dawn of the Dead, quello là del 2004. Allora c'è questa epidemia, ci sono gli zombie, nessuna malattia incurabile, piano piano si diffonde. Sì. I capoccioni non capiscono cazzo, la pensano tutti alla Parenzo, perché Parenzo è leccaculo che è l'eco dei capoccioni, no? Sì. Ah, sono dei malati, curiamoli! Curiamoli, sono dei malati, no? Nessuno capisce che bisogna sparargli in testa. Ma qual è la metafora di questo povero imbecille? Ma cosa? Qual è la frontata di questo imbecille? Vengono subito additati a dei fanatici, a dei pazzi, e vengono rinchiusi. Addirittura in alcuni film coloro che sparano in testa lo zombie vengono carcerati per omicidio. Sì. Quando sì. A un certo punto è troppo tardi, Riccardo, e si accorgono che occorreva sparargli in testa, è finita, perché gli zombie ormai stanno estinguendo la razza umana. Quindi adesso il discorso non è naturalmente con gli zombie, perché questi non è che sono zombie che se mangiano, ma questi sottometteranno, diventerà Eurabia, sì. Che in alcuni posti è così, è inutile negarlo, questo non lo può negare nemmeno Parenzo, quel Molenbeek, ho letto sui giornali che quindi? Al 90% sono bombarda Molenbeek, e ho quartiere, immaginate. Luciani, tu sei di Roma, immagina Montesacro. Ma lì Molenbeek è così, perché nessuno ha controllato, scemo di uno scemo. Immagina il 90% di Montesacro musulmani. Sì, immagina sì, Ostia, 90% di Ostia musulmani. Ma infatti ha sbagliato a creare degli agglomerati così, Parenzo, idiota. Non ne frega un cazzo, perché Parenzo non è che viva Ostia, non è che viva Montesacro. No, Parenzo va a comprare Pata Nigra, Parenzo va a passeggiare a Padari Soli, Parenzo va nei salotti chic. Parenzo, gli islamici, sai come li vede? Li vede come i camerieri, no, oppure vedo, va vedo il culo, gli islamici sono quello che gli fa, che gli pulisce il vetro, questo è l'islamico per Parenzo. Invece la gente normale che ci vive accanto, la gente normale che sì, magari è costretta a sopportare quello che gli prega vicino, quello che gli prega per strada, in alcuni punti di Milano si mettono per strada nei marciapiedi, la gente normale è costretta a sopportare tutte queste cose, la gente normale è costretta a vedere le figlie o le sorelle molestate da questi, perché quelli pensano che se tu non sei, cioè se tu sei infedele, sì, la donna è una puttana che brucerà l'inferno. E non c'è nemmeno nessun problema, quella è la mentalità, capito? La mentalità nel medioevo. Parenzo, la mentalità è questa, non c'è dubbio. Ma non c'è nessun problema, voglio dire, non c'è nessun problema. Il problema sai qual è? Vanno sterminati gli islamici, allora, secondo questo genio. Se uno crede che idiota, se uno pensa che mia moglie o mia figlia, ma tu non hai né moglie né figlia, e brucia all'inferno per il solo fatto di non essere della sua parrocchia, no? Io se lo vengo a sapere, vabbè, ma di non capito. Ma non c'è il Parenzo di turno che sta lì a dirmi abbiamo di capito che la soluzione mette piano vada, però ma ho capito, però qual è la soluzione, spiegami. Non c'è, è terminare gli no, allora ascoltami. Qui è una semplice questione di valori e di identità, ma che no? Finché uno si vergognerà dei propri valori, della propria identità, guarda, ti faccio l'esempio del crocifisso del Natale. Agli islamici, al 90% di loro, non gliene frega un cazzo di celebrare il Natale a scuola del crocifisso. Stai sicuro, parla con chi cazzo vuoi, al 99% di loro non dà alcun fastidio nel Natale, tra l'altro nel Corano la figura di Gesù esiste, esiste anche la figura di Maria che è venerata e rispettata, no? E allora non gliene frega un cazzo di a scuola si celebra il Natale. Ma il Parenzo testa di cazzo della situazione, in nome di una presunta laicità, di presunte puttanate, eccede di zelo,
fa incazzare tutti, cioè fa incazzare quelli cristiani, e anche questi islamici si sentono. Però scusa Riccardo, ma la soluzione la soluzione per la, per quello che di riguarda il figlio Riccardo lo possiamo immaginare tutti a questo punto. Ma tu sei un ebreo, ma dove cazzo fai a fare lingua in bocca con gli islamici? Ma tu sei vissuto in Israele, ma tu hai vissuto in Israele, ma chi ha dei tuoi amici ebrei come vivono con gli arabi? Chi ha dei tuoi amici ebrei come vivono? Che loro sono circondati da questi che gli taglierebbero la gola domani mattina, vivono blindati, vivono che fanno il militare tutti quanti obbligatori. Aspetta Riccardo, che cazzo dici, coglione? Questa è realtà, non sono le puttanate che spari tu, che fai disinformazione, che c'è un microfono in mano e dici solo cazzate, spari solo stronzate. Questa è realtà. Israele è uno stato militarizzato perché vive quotidianamente quello che noi stiamo vivendo solo in questi giorni. Questa è realtà, non sono puttanate alla Parenzo, è la realtà. No, Mogherini che piagne, che si mette a piagne. Tu pensa questi, ma tu pensa la fascia dal Baghdadi dopo che ha visto l'attentato, sono arrivati quelli, oh, Abu Bakr, abbiamo fatto l'attentato, perfetto, vediamo le reazioni. Ah, Mogherini che piagne. Porco Dio, cioè questo secondo me no, non si bestemmia. Pure bestemmia, non si bestemmia. Questo imbecille bestemmia e festeggia il Natale, vergognati, bestemmia e difendi il Natale, testa di cazzo, hai bestemmiato in diretta e ti prendi le responsabilità, io ti denuncio perché hai bestemmiato in diretta e difendi il Natale. Chiudilo, sto volgare, chiudilo, difende il Natale, questo infame di merda, ma che difende il Natale, poi bestemmi. Ma com'è la bestemmia, scusa, me la ripeti, Agliaccio, mi ripeti la bestemmia, Agliaccio, mi ripeti la bestemmia, coglione. Coglione, mi ripeti la bestemmia, quale sarebbe la bestemmia? Con chi bestemmia non faccio la trasmissione? Hai bestemmiato e difendi il Natale? Coglione, qual è la bestemmia? Testa di cazzo, hai bestemmiato, ti denuncio. Fermi, tranquilli, è un'imprecazione, non lo so, è un'imprecazione. Dai, state tranquilli, musica. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. State tranquilli, state tranquilli. Mario? Mario. Tra l'altro ero il solo il giorno dell'attentato, il solo italiano alla commissione. È potenzialmente pericoloso. Va sbattuto no, fuori. No, però aspetta, Mario, devo precisare una cosa. Parenzo c'è. Parenzo non interviene perché dopo la bestemmia. Allora, no, abbiamo ricontrollato. Fermo, abbiamo ricontrollato. Ha detto porco zio. No, è una testa di cazzo. Io non sì, d'accordo, però ti ripeto, abbiamo ricontrollato. Può dire qualunque cosa. Ovviamente non è nostra responsabilità. Tra l'altro, l'ipocrisia, ma non ho detto nessuna, l'ipocrisia. No, tu hai detto ti sei attaccato. Ha bestemmiato, io non intervengo più. Non ha bestemmiato, ha detto porco zio. Allora non mi interessa. Ma che vuol dire? Ha bestemmiato oppure no? La risposta è che ha detto porco zio. Ha bestemmiato. In più l'ipocrisia di queste persone, lui come i tanti idioti che difendono il Natale e la cristianità e poi bestemmiano, ti danno l'essenza. Ma non ha bestemmiato, è un'espressione che ha utilizzato. No, ha bestemmiato, è una merda. Ma no, ma abbiamo riascoltato. Fa schifo. Vabbè, fa schifo. Riccardo c'è ancora, Riccardo no, Riccardo. Coglione, non ci puoi parlare. Quando è in difficoltà è così, è un coglione. Aspetta. Non ci puoi parlare. Arrivederci. Quando è in difficoltà è così, è un coglione con cui non puoi parlare. Divertiti. Mamma mia. Allora, che cosa hai fatto? È un modo di dire a Roma. Allora, che cosa hai fatto? Porco zio? Zio, no? Con la Z, ma tu sei con di Roma, la Z. Ma tu sei di Roma. Sì, no, ma lo so benissimo, ma lo so. Non si dice così a Roma, sì, ma, allora, forza, almeno su questo, Riccardo, romano, pure tu, ma no? Stai tranquillo però, Riccardo, allora, se hai detto così non c'è problema, altrimenti sei un imbecille, altrimenti sei un imbecille, siccome abbiamo ricontrollato e hai detto così. Allora, Parenzo, che vuole? Abbiamo ricontrollato, è un'espressione, non rompessi i coglioni pure, David, dai, su. Forza, ciao Riccardo, grazie, ciao. Prego, ti abbraccio.